un incontro sulla green economy come un modo per fare ripartire l'economia, c'è da capire però a livello nazionale come la normativa che si evolve crea difficoltà o meno agli imprenditori in questa incertezza normativa, ad esempio a che punto siamo sul conto energia, sulle politiche energetiche del paese. Beh, nella crisi noi dobbiamo fare due cose, dobbiamo farle assieme. Da un lato fronteggiare la crisi, debito pubblico, una finanza senza controllo che spesso soffoca l'economia reale, i mali antichi dell'Italia, l'evasione fiscale, l'illegalità, una diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, una burocrazia spesso soffocante, ma dobbiamo anche capire qual è la posizione dell'Italia nel mondo, qual è l'economia del futuro, perché il mondo cambia. Ci sono grandi paesi che hanno oltre 1 miliardo di abitanti che si affacciano alla storia, prima non ne sono stati a lungo ai margini, e dentro questo, dentro le sfide legate alla green economy, ai mutamenti climatici, qual è il posto dell'Italia? Ecco, la green economy in Italia serve anche a questo. L'Italia è forte nel mondo se fa l'Italia, se investe in innovazione, in ricerca, in conoscenza e se al tempo stesso difende la sua anima, la sua identità. Dalla Toscana è quasi più facile vederlo, perché l'anima dell'Italia, diceva Cipolla, è produrre all'ombra dei campanili cose che piacciono al mondo, la bellezza come chiave anche del successo delle nostre imprese. Allora, dentro questo c'è la partita della green economy, che è al tempo stesso un settore, e in questo è giusto chiedere qual è lo stato delle normative nazionali, per esempio per quei campi che sono più direttamente collegati, penso alle fonti rinnovabili, al risparmio energetico, al riciclaggio dei rifiuti, e lì c'è molto da fare. Per esempio attualmente è in corso una giusta battaglia da parte delle regioni, con la regione Toscana in prima linea, per correggere i decreti emanati dal governo sul solare, sulle fonti rinnovabili, perché contengono molte cose anche folli, anche dal punto di vista burocratico. Io mi auguro che abbia successo questa battaglia per migliorare questi decreti, oppure per prolungare misure che si sono rivelate di grande efficacia. Io ricordo una misura che fu realizzata, diciamo, dal governo Prodi, per la verità in quella misura ebbe un ruolo anch'io, assieme a Bersani, che era allora ministro delle attività produttive, il 55% di credito d'imposta per i cittadini che mettevano in ordine la propria casa riducendo i consumi energetici. Ebbene, quella misura in tutta Italia e anche in Toscana ha fatto lavorare migliaia di imprese, ha prodotto migliaia di posti di lavoro e ha ridotto la bolletta delle famiglie. E al tempo stesso la green economy è anche un'idea di economia che è basata sul legame forte fra imprese e territorio, sulla forza delle comunità, sull'innovazione tecnologica e anche sulla qualità e sulla bellezza. Diceva Tonino Guerra che la bellezza è il petrolio dell'Italia, in Toscana è più facile capirlo, dobbiamo usare questo come una chiave per dare speranza al Paese, perché in questo io vedo un limite di questo governo, non solo, diciamo, in misure che hanno un segno troppo debole di equità, ma anche nella incapacità, che è fondamentale nella crisi, di indicare una strada che sia in grado di mobilitare le migliori energie e di dare speranza ai cittadini e alle imprese.